Ciao a tutti e bentornati su Viaggiamo Easy. Oggi voglio proporvi una meta di viaggio più esotica rispetto alle altre che vi ho mostrato. Attraverseremo infatti il mondo per raggiungere Bali, un'isola affascinante situata in Indonesia. Seguitemi in questo avventuroso itinerario di 10 giorni per scoprire perché Bali è sempre più amata dai turisti di tutto il mondo. Dopo l'arrivo all'aeroporto di Bali ci dirigiamo verso la vivace zona di Seminyak. Qui ci concediamo una giornata di relax sulla spiaggia per riprenderci dal lungo volo, godendoci il mare turchese e i tramonti spettacolari. Approfittiamo di questo primo giorno per immergerci nella vibrante atmosfera di Bali. La nostra avventura continua verso Ubud, il centro culturale di Bali. Visitiamo il mercato locale, pieno di colori e profumi, e scopriamo l'arte di Bali presso le gallerie d'arte. Ci incantiamo davanti alle terrazze di riso, ammirando i paesaggi spettacolari della campagna balinese. Il giorno successivo esploriamo il tempio di Tanalot, uno dei luoghi più iconici di Bali. Sorge su uno sperone di roccia circondato dall'oceano, creando uno scenario davvero magico. Nel pomeriggio raggiungiamo Uluwatu, dove assistiamo a un incredibile spettacolo di danza Kekak, al tramonto con vista sull'oceano. Il giorno successivo, invece, ci immergiamo nella natura lustreggiante della foresta di Ubud. Facciamo un'escursione al Monte Batur per ammirare il suo vulcano attivo e il lago sottostante. Poi visitiamo la foresta delle scimmie di Ubud con i suoi amichevoli abitanti pelosi. Il quinto giorno partiamo per Nusa Lembongan, un'isola vicino a Bali. Qui troviamo spiagge incantevoli e acque cristalline. Possiamo fare snorkeling, esplorare le grotte marine o semplicemente rilassarci sulla sabbia bianca. Il giorno seguente visitiamo Nusa Penida, un'isola dalle scogliere spettacolari e spiagge incontaminate. La spiaggia famosa di Keling King ci lascerà senza parole, con la sua vista panoramica spettacolare a forma di dinosauro. Il settimo giorno torniamo a Seminyak per un giorno di puro relax e benessere. Dedichiamo il nostro tempo a coccolarci con trattamenti spa tradizionali balinesi, per rilassarci completamente. L'ottavo giorno invece torniamo a Uluwatu, per esplorare le sue meravigliose spiagge. Possiamo fare surf, fare una passeggiata lungo la costa o semplicemente rilassarci sulla sabbia bianca. Il nono giorno andiamo alla scoperta delle magnifiche cascate di Bali. Visitiamo la cascata di Tegengan, la cascata di Gigitin e la cascata di Segunpul, immergendoci in un'isola di freschezza e bellezza naturale. Il nostro viaggio di 10 giorni a Bali sta volgendo al termine. Ci godiamo l'ultima colazione balinese e diciamo addio a questa meravigliosa isola, portando con noi ricordi indelebili di questa straordinaria esperienza. Questo conclude il nostro itinerario di viaggio a Bali. Speriamo che vi siate divertiti, che vi siate lasciati ispirare da questo viaggio virtuale. Scriveteci quali di questi luoghi non vedete l'ora di visitare e continuate a seguirci per rimanere aggiornati sulle prossime avventure. Vi aspettiamo nei prossimi video.